Chi bussa alla nostra porta? Fate attenzione, perché di questi tempi, insomma, i furti negli appartamenti abbondano. Quindi, come proteggere le nostre case e tutelare al nostro tempo noi stessi? Allora, buongiorno a Iuri Grigio. Buongiorno. Facciamo attenzione a presentare bene gli ospiti, che poi uno magari fa le domande sbagliando persona. Adriano Lanci, esperto di sicurezza e antifurti, e poi Elisabetta Silvestri, da poco si aggiungerà in collegamento da Bologna. Grigio, 7 italiani su 10 hanno legittimamente paura di partire per le vacanze e lasciare l'abitazione. Esatto, è la prima preoccupazione che si portano dietro gli italiani che lasciano casa per andare in vacanza. Il dato non sorprende se si guardano quelli che sono i numeri ufficiali legati ai furti in appartamento. Vai, 14 furti ogni ora, 340 al giorno, quindi più di 124.000 furti l'anno. Tra l'altro questi sono i dati sul 2021, dove ancora c'era un po' di limitazione alla mobilità, le vacanze non si facevano molte, quindi il fenomeno potrebbe essere ancora più grande rispetto... Anche i ladri erano andati in ferie all'epoca del esatto, Covid, del esatto. Post-Covid. Lanci, lei si occupa di sistemi di sicurezza per proteggere le nostre case. Ci illustri alcune delle cose che ha portato qui in studio? Allora, diciamo, qui abbiamo portato uno spioncino digitale, quindi un elemento che ci permette di monitorare l'esterno del nostro pianerottolo, quindi la nostra porta blindata. Se lo vediamo da vicino... Mm-hmm. Io suono, si suona. Fatto prima. In questo momento appare direttamente l'immagine, ma in contemporanea questo dispositivo specifico ci permette di controllare anche tutto da remoto, quindi nel caso suonerà una persona al campanello esterno di casa, certo. Vediamo in diretta. Domanda, devo rismontare tutta la porta di casa? No, assolutamente. Se voglio fare una cosa del genere? Questo si inserisce dove c'è il classico occhiolino magico. Con la batteria quanto dura? È una batteria al litio, si ricarica come il telefonino cellulare, quindi è semplice. Ogni quanto? Beh, diciamo dura anche 2 mesi. Dipende poi, insomma, da quanto viene utilizzato. E più o meno quanto costa una cosa del genere? Beh, siamo dalle 400 alle 500 euro. Ah, però! Con un'installazione di un tecnico specializzato, insomma, questo. Ah, quindi non è una cosa facile che uno smonta e fa da solo? È un po'... Okay. Come scelgono i ladri le case in cui andare a rubare? Si favoleggia, non so quanto sia l'agenda metropolitana, di segni sui citofoni o sulle diciamo porte? Allora, che sì, ci sono sempre i vecchi sistemi, quelli di segnare sul citofono, segnare diciamo magari vicino alla porta con delle simbologie diciamo che hanno loro. Mm. Però ecco, ultimamente abbiamo riscontrato anche nuove tecniche, nuovi metodi per andare, tipo il silicone, mettono magari una colla siliconica a fondo, un filo di silicone a fondo porta, e lì riescono a capire se la persona è assente da casa da diversi giorni oppure è comunque entrata. Già, se si asciuga il silicone vuol dire che... Il filo si spezza, entriamo in casa e quindi poi lì il ladro sa che ci sono persone in casa che è frequentata. Quindi. Oppure qualche altra cosa? Oppure di solito fanno dei codici, mettono degli adesivi sui citofoni particolari, colorati, e sanno che quel palazzo, quello stabile di preciso, allora delle situazioni. Okay. Prego, torni al suo posto, dottor Grigio. E allora, come ci si tutela prima di partire per le vacanze? Beh, diciamo che ci sono delle soluzioni che tendono a ridurre il più possibile il rischio, ad esempio dotarsi di dispositivi di allarme o di videosorveglianza. Ci sono poi delle soluzioni, ad esempio le polizze assicurative, che intervengono nel momento in cui, anche se protetti, poi in qualche modo il ladro riesce a entrare e fa dei danni e sottrae dei beni. Ma ci sono anche, come dire, dei consigli pratici, parte la videosorveglianza e le inferriate che sono passive. Esatto, diciamo. Ci sono dei consigli pratici. Quando andiamo via cerchiamo di farlo sapere a meno persone possibile, soprattutto se andiamo via per un periodo lungo di tempo, ad esempio la macchina, quando la carichiamo per partire, ecco, se abbiamo un posto lontano da occhi discreti nel box, facciamolo lì che è meglio. Attenzione ad una serie di segnali che poi indicano a chi vuole poi commettere dei furti che siamo lontani da casa per tanto tempo: la cassetta delle lettere strapiena, il tappetino sollevato, un giardino incolto. Ecco, magari in questo l'aiuto di un familiare o i buoni vicini di casa, può essere. Vuotami la cassetta della posta. Esatto. Allora, è vero, c'è chi si affida ai familiari o ai vicini o agli amici per la sicurezza della propria abitazione, ma c'è anche chi, esasperato, ha deciso di agire in maniera autonoma. Elisabetta Silvestri, buongiorno. Lei è rappresentante di un quartiere di Bologna dove ormai i furti di casa sono all'ordine del giorno. Come vi state organizzando e cosa state facendo?
Buongiorno, sì, piacere a tutti. Allora, visto che in questo momento ci sono sempre più frequenti episodi di furti, anche violenti e armati ultimamente, che hanno coinvolto alcuni di noi, tra vicini abbiamo deciso di affrontare il problema e spero che appunto che questa voce che vi sto promuovendo possa essere di esempio e d'aiuto anche ad altre persone che si sentono sole e diciamo subiscono questo stato. Allora, noi che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una chat, una semplicissima chat su WhatsApp tra vicini, con un unico scopo: allarmare il vicinato associato. Quindi con, diciamo, vengono subito segnalate nella chat dei residenti collegate con la polizia, attività di persone sospette in strada. Chiaro, stiamo quindi una sorta, come una chat di scuola, in questo caso virata al vicinato. Esatto, esattamente. In più, e questo cosa ha permesso? Ha permesso anche in alcuni casi di furti di poter, diciamo, chiamare immediatamente il pronto intervento e fermare i banditi, coglierli sul fatto. Oltre a questo, quindi non ci sentiamo solo da soli, perché c'è tutto il vicinato con tanti occhi e un aiuto in più. In più stiamo raccogliendo delle adesioni per attivare un servizio di sorveglianza e sicurezza privata 7 giorni su 7. Ah, perché proprio vanno preso di mira lì, si può dire che zona di Bologna è oppure preferisce tacere? No, ma guardi, ultimamente a Bologna è così un po' ovunque, non c'è una zona specifica. Ah, okay. È proprio ovunque e addirittura non solo vengono quando siamo in vacanza, ma vengono quando si è in casa. Quella è la cosa più brutta. Allora, Lancio, torniamo da lei. Perché i ladri tendono più volte a svaligiare sempre la stessa zona? Diciamo che i ladri innanzitutto cambiano, quindi sono varie tipologie di ladri. Dalle piccole, si parlano tra di loro, ok? Non si parlano tra di loro, sono delle piccole gang magari di quartiere che comunque nella microcriminalità, magari ecco nel quartiere di Bologna, è andata avanti, quindi si è permessa di andare diciamo ad agire su queste abitazioni più di una volta, perché poi certo, il discorso è quello che un ladro fa un determinato tipo di furto, un altro ladro magari più esperto può fare altri furti, quindi ecco, per il quartiere di Bologna. A me quello che preoccupa è quando sei dentro casa, perché quando non ci sei, grazie, arrivederci, ma oggi è difficile che la gente tenga oggetti di valore a casa. Ma guardate, a malincuore purtroppo entrano anche in orario in fasce di pranzo, il pomeriggio, c'è molta leggerezza anche da parte delle forze dell'ordine, forse magari di intervenire da parte delle forze dell'ordine, leggerezza magari ecco delle persone di tutelarsi, le forze dell'ordine non riescono a intervenire. Certo. Grigio, le assicurazioni contro i furti in casa, cioè magari uno ha un oggetto al quale è legato affettivamente ma che non ha un valore di mercato, allora cosa è giusto assicurare per spendere il giusto? I danni da scasso? Come ci si comporta? Ma diciamo che le assicurazioni casa contro i furti tutelano entrambe le situazioni, quindi i danni apportati all'abitazione dallo scasso, ma anche poi gli oggetti che sono contenuti. Chiaramente il consiglio è quello di andare a stipulare delle polizze che coprano il valore dei beni che abbiamo dentro. Gli atti vandalici te li coprono? Perché se non trovano niente magari insomma... Rientrano assolutamente sì, anche gli atti vandalici. Chiaramente bisogna poi guardare le condizioni specifiche del prodotto assicurativo. Porta blindata, Lanci, a volte uno torna dalle vacanze e legge di porte addirittura smurate. Addirittura smurate, sì. Diciamo, quindi... anche lì il discorso qual è? Che ci sono delle zone, diciamo, tra virgolette, dormitorio, quindi delle zone dove sono poco popolose o comunque in periferia, zone industriali, che nel periodo estivo vengono completamente abbandonate praticamente. Quindi lì il ladro che cosa? Agisce indisturbato. Quanto è legittimo spendere per una porta blindata che ti fa capire che ci sia qualità? Diciamo che la porta blindata è uno degli elementi fondamentali per la sicurezza, perché è la prima barriera, l'accesso alla nostra abitazione. Quindi economicamente, diciamo, una buona porta blindata siamo dai 3 ai 4 mila euro. Porca miseria. Grigio, ci sono regioni maggiormente colpite dai furti in casa? Tendenzialmente le regioni del centro-nord, soprattutto i grandi centri abitati, perché come abbiamo detto d'estate si svuotano e quindi i ladri hanno più possibilità di manovra. Pensare che una volta nei paesi si lasciava la chiave attaccata alla toppa,
Vabbè. E questo non è un dettaglio, il tema del buon vicinato. È chiaro che in un posto dove ci si conosce tutti, ci si fida dei vicini, c'è una rete sociale che in qualche modo complica la vita dei ladri. In un appartamento dove, in un edificio, in un palazzo, non ci si conosce, è chiaro che lì poi diventa più semplice. Allora, vi ringrazio, so che ci sarebbe molto altro da dire.